Che fine hanno fatto i 27 milioni di euro destinati alla strada provinciale 109 che collega Lucera a San Severo? È la domanda che si pone il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo, che in segno di protesta ha clamorosamente occupato l'aula consiliare della Regione Puglia. A capo del gruppo per la Puglia, Tutolo da ieri ha deciso di mettere le tende in consiglio regionale. 27 milioni di euro che fino a giovedì sera erano presenti nel fondo per lo sviluppo e la coesione, ma che, dice Tutolo, sono misteriosamente scomparsi i soldi, probabilmente dirottati verso altre opere. Questa è una roba vergognosa che è accaduta all'interno dell'FSC, che voglio ricordare che è il fondo di sviluppo e coesione, cioè opere infrastrutturali. Ci trovi di tutto, ci trovi una miriade di marchette elettorali che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo e quindi sono arrabbiato per questo. 27 milioni di euro inizialmente destinati al rifacimento di un'arteria stradale tra le più pericolose della provincia di Foggia e che troppe volte ha contato gravissimi incidenti stradali che sono costate vite umane. Finché non avrà risposte, Tutolo continuerà nella sua protesta all'interno dell'aula. I miliardi di euro da spendere in Puglia e al Consiglio non viene chiesta una parola, un parere, una idea. E a che serve questo Consiglio? Sciogliamolo questo Consiglio regionale.